La Vigor Senigallia e Vigor Senigallia TV ringraziano i propri partner: Banca Marche, Gualandi e King Sport. Amici di Vigor Senigallia TV, ben ritrovati per questa nona puntata con la sfida casalinga dei rossoblù di Mister Clementi. Oggi impegno sulla carta molto molto difficile, c'è fame e bisogno di punti per risalire la china, cercare l'impresa di uscire dalla zona playout o comunque cercare, insomma, di posizionarsi al meglio possibile. Sfida, ripeto, sulla carta molto complicata, ma questi giovani ragazzi ci hanno talvolta abituati a grandi imprese, grande fiducia e buon divertimento. Eccoci dunque per la telecronaca del match fra Vigor Senigallia e Matelica, una sfida, l'abbiamo detto, molto molto complicata sulla carta per la formazione rossoblù che affronta la capolista Matelica, una squadra, quella del tecnico Carucci, che non perde da ben 9 partite, una squadra che, insomma, sta dominando ormai dall'inizio del campionato di eccellenza questo torneo, al primo posto in pianta stabile sin dal principio, vede in questa giornata la possibilità di certificare ufficialmente il balzo in Serie D e quindi, insomma, quest'oggi sicuramente cercherà un risultato positivo per il Matelica. In particolare serve un risultato migliore della inseguitrice Biagio Nazaro per festeggiare quest'oggi al triplice fischio la promozione in Serie D. Dall'altra parte però la squadra rossoblù di Mister Clementi è chiamata a cercare l'impresa e quindi fare punti in ottica salvezza. Ci sono molte squadre raccolte in pochi punti in zona playout, ma anche leggermente al di sopra della zona playout. Attualmente è ancora possibile assolutamente la rincorsa alla salvezza diretta per la Vigor e quindi c'è da cercare, appunto, il miracolo sportivo, si intende, in questo match. Di fronte alle nostre telecamere vedete la tribuna dei tifosi del Matelica, corsi abbastanza numerosi allo stadio Bianchelli di Senigallia, soprattutto molto colorati con le bandiere che hanno riempito in tutta la sua ampiezza la tribuna ospiti, ma anche molte sciarpette e molti addobbi colorati da parte dei tifosi del Matelica, che, come vedete, dà avvio a questo match in divisa biancorossa dalla parte opposta, colori sociali anche sulla divisa per la Vigor Senigallia, quindi rosso-blu. Partita iniziata, raccontiamo, elenchiamo tutti i protagonisti in campo attraverso la lettura delle due distinte: Matelica con il numero 1 Spitoni, numero 2 Silvestrini, numero 3 Severini, 4 Cantarini, 5 Galuppa, 6 Ercoli, 7 Scottini, numero 8 Lazzoni, 9 Daniele Api, numero 10 Cacciatore, numero 11 Staffolani. Formazione, come avrete capito anche dai nomi, veramente molto importante. Allenatore il signor Fabio Carucci, in panchina Zepponi, Campioni, Zaccagnini, Roccheggiani, Vitali, Iacchetta e Trudo. Risponde la Vigor Senigallia quest'oggi quasi al completo, ma anche in particolare lo squalificato Giraldi. Numero 1 Moscatelli, numero 2 Zandri, numero 3 Simone Gregorini, numero 4 Ruggeri, numero 5 Morganti, numero 6 Tombari, numero 7 Angelelli, numero 8 Carboni, numero 9 Siena, numero 10 capitano quest'oggi Pesaresi, numero 11 Mucai, in panchina Schippa, Tinti, Gregorini, Tommaso, Rossetti, Mancini, Chiarucci e Paolini. In panchina ovviamente Aldo Clementi. Dirige l'incontro il signor Paoloni della sezione di Ascoli Piceno, collaboratori Quintili di Ascoli Piceno e Sorcinelli della sezione di Pesaro. Abbiamo detto tutto per quanto concerne la presentazione, andiamo in cronaca. Come avete visto dalle prime battute, il Matelica ha provato a spingere sin dal calcio d'avvio, ora imposta dalle retrovie un lancio rimpalla su un compagno, la prova a spingere la Vigor, pallone subito recuperato dalla capolista, dalla Matelica. A centrocampo però la sfera perviene sui piedi di Morganti, che smista per Mucai, prova a sgusciare via due avversari, Staffolani tampona, l'apertura sulla sinistra imprecisa, rimessa laterale per il Matelica. 0-0 ovviamente in queste prime battute. Pallone sulla linea di centrocampo, forse c'era un fallo qui per la Vigor, lascia correre il direttore di gara. Poi la difesa respinge un traversone dalla destra.
A Vigor adesso prova ad attaccare impreciso l'assist all'indirizzo di Pesaresi, un tunnel da parte di Scotini, diviene un assist per Api, buona la giocata, attenzione cacciatore sulla destra, entra in area, a sinistro, Moscatelli respinge la prima ghiotta opportunità in favore del Matelica, si lamenta Ruggeri in mezzo all'area, anzi Tombari si lamenta in mezzo all'area, evidentemente ha visto qualcosa che non andava. Forse c'era un fallo sul nascere dell'azione. Si riprende dal corner, dalla destra, da parte del Matelica. Moscatelli esce con il tempo giusto e appoggia subito per Morganti. Rientra, subisce il fallo. Calcio di punizione per la Vigor Senigallia. Poi andiamo avanti con la nostra maxi sintesi. E il Matelica ora ad attaccare, sempre sulla corsia di destra, praticamente sotto la nostra postazione, sotto la tribuna coperta dello stadio Bianchelli, non si è giocato quasi mai. Sinistra d'attacco del Matelica, destra della Vigor Senigallia, siamo sempre dall'altra parte. Ora un fallo dei rossoblù, punizione per il Matelica. Comunque sin qui match equilibrato, ritmo discreto anche buono. Una occasionissima per il Matelica, Moscatelli ha compiuto un grande intervento, non si è fatto superare da Cacciatore che è il capocannoniere ovviamente del torneo di eccellenza. Attenzione, un'altra chance ancora, Moscatelli su un pallone che era rimasto lì all'interno dell'area in mezzo a due giocatori rossoblu che non erano riusciti a liberare. Ancora Moscatelli però reattivo sul primo palo, blocca addirittura questa volta il pallone. Un altro brivido però per la Vigor Senigallia, su una ingenuità o comunque sia una leggera disattenzione difensiva. Contro il Matelica non si possono assolutamente permettere sbavature. Per adesso ha rimediato Moscatelli, ora attenzione dalla parte opposta alla conclusione dalla distanza da parte di Carboni, se non vado errato, blocca agevolmente Spitoni. Forse il tiro era di Siena, comunque blocca agevolmente il numero 1 della formazione ospite che esce dall'area per apprestarsi al rinvio, lo effettua oltre la linea di metà campo, fa buona guardia Ruggeri, poi il pallone viene rispedito nuovamente in avanti, anzi era Federico Zandri, ancora lui, poi mette ordine Mukai, allarga sulla sinistra dove sopraggiunge Simone Gregorini, pallone raccolto da Galuppa e poi spedita all'indietro di testa dalle parti di Filippo Spitoni, numero 1 del Matelica. Dicevo, Cristian Cacciatore, attaccante del Matelica, capocannoniere del torneo di eccellenza con 20 reti, davanti al compagno di reparto Daniele Api che di gol ne ha realizzati 19, quindi potete ben capire delle potenzialità che ha in attacco il Matelica. Quindi quale pericolo possa correre oggi la retroguardia della Vigor Senigallia. Sin qui si è comportata però bene, Tombari in particolare sta disputando un'ottima partita, qua fa buona guardia, viene fischiato un fallo per una leggera spintarella, l'arbitro un po' fiscale nei confronti della Vigor Senigallia in questa prima parte di match. Ancora Matelica, Cacciatore prende la mira, sinistro deviato, pallone che diventa una telefonata per Moscatelli. E allora si sistemano i suoi compagni pronti a raccogliere il pallone, va a rinvio lungo Moscatelli, pallone verso Pesaresi, attenzione perché Pesaresi riesce a prendere posizione sul suo avversario. Pesaresi prova ad inventare una girata pregevole, strappa gli applausi come forse sentite in sottofondo del pubblico, ma spedisce a lato e quindi buona la giocata di Capitan Pesaresi, fascia di capitano quest'oggi al braccio per il numero 10, miglior realizzatore stagionale della Vigor Senigallia. Pallone però fuori, ancora Vigor, sembra aver preso un po' di coraggio dopo l'occasione creata da Pesaresi. La formazione di Clementi va ad infastidire sul nascere la manovra del Matelica, così la costringe al rilancio lungo, poi recupera bene il pallone, si impenna, c'è molto vento che soffia qui a Senigallia. Staffolani prova a scappar via, ancora una chiusura da parte della retroguardia della Vigor, il rilancio lungo, pallone dalle parti di Pesaresi che riesce in qualche maniera a prolungare, attenzione Pesaresi chiama l'uscita, Spitoni, contrasto, cade a terra Pesaresi, va a dirgli qualcosa a Spitoni.
Si lamenta anche Carboni nei confronti proprio del numero 1 del Matelica. Vediamo cosa ha deciso l'arbitro, perché era lanciato a rete Pesaresi. Contrasto difficile da giudicare dalla nostra postazione, forse l'arbitro era piazzato meglio. Alla fine niente, concede la rimessa laterale, non c'era fallo secondo il signor Paoloni di Ascoli Piceno. Buona la giocata ancora di Pesaresi, però l'abbiamo detto qualche istante fa, sta prendendo coraggio in fase offensiva la Vigor Senigallia. Quasi perfetta la prestazione in fase difensiva, pian piano sta crescendo anche l'incisività in fase d'attacco. Qua viene concesso un po' troppo spazio ad Api, che però deve inventarsi una girata molto complicata. Moscatelli blocca agevolmente, poi l'azione riparte da Carboni, che allarga bene il gioco sulla destra. Zandri tocca il pallone due volte, poi l'appoggio centrale per Morganti, che prende sempre più in mano il centrocampo rossoblu, poi appoggia bene per Mukai. Mukai va sulla sinistra, giro palla, bene Morganti di prima, c'è l'anticipo però da parte di Galuppa, allora prova a ripartire Cacciatore, attenzione alle sue invenzioni, si va a incuneare però in mezzo a due avversari e fanno ottima guardia qua Tombari e Ruggeri. Ancora un ottimo intervento in tandem da parte dei due giocatori più esperti della difesa rossoblu, Massimo Tombari e Tommaso Ruggeri. Ancora recuperata dal centrocampo della Vigor, sta prendendo in mano la partita la formazione di mister Clementi, sta crescendo di tono, speriamo sia di buon auspicio per il proseguo del match contro la capolista. Qua una grande azione, permette di scappare sulla destra, sono andiamo errati a Siena, non riusciamo a intravederlo bene, il cross in mezzo, il pallone verso Pesaresi, dopo che Mukai non ci è arrivato di un soffio, Pesaresi colpisce incredibilmente male, ha avuto il tempo di studiare la conclusione, di calibrare il suo tiro, si dispera capitano Pesaresi, occasione ghiottissima questa per lui, la più importante per la Vigor all'interno di questo primo tempo. Pesaresi ha avuto il pallone dell'avvantaggio per la Vigor Senigallia, peccato l'ha mandato alto, però sono tutti segnali positivi, peraltro conclusione arrivata al termine di un'azione fantastica da parte della Vigor, con pallone giocato a uno, massimo due tocchi, movimenti perfetti sulla corsia di destra che fino a questo momento era stata, l'avevamo detto, praticamente inutilizzata. Ancora Vigor però, l'abbiamo detto, ha preso coraggio e allora sale Andrea Siena, classe 94, l'appoggio sulla sinistra per la sovrapposizione da parte del compagno, il tocco all'indietro, Carboni, sinistro, rete, gran gol della Vigor, grandissimo gol della Vigor Senigallia che stava crescendo e va a coronare la sua prestazione sempre migliore con il gol del vantaggio, un gol straordinario di Carboni sull'assist dalla sinistra da parte di Gregorini, che si è sovrapposto a sua volta alla sinistra di Carboni. Pallone di ritorno, sinistro magico sul palo più lontano, grandissimo gol da parte di Marco Carboni, 1-0 Vigor, si può sognare l'impresa contro il Matelica, rete realizzata al 42esimo minuto, ci avviciniamo quindi all'intervallo, attenzione però perché Pesaresi sta prendendo la mira, pensa al tiro, lo prova, colpisce male, però ancora il pallone buono, Angelelli, non c'è fuori gioco, Angelelli calcia, pallone in calcio d'angolo, che Vigor signori, contro il Matelica, adesso sta quasi dominando, ma soprattutto è in vantaggio, può usufruire ancora di un calcio d'angolo, deve battere però in fretta la formazione rossoblu, pallone nel mucchio di testa, pallone spedito fuori dall'area, c'è il solito Morganti a raccogliere, arriva qua il duplice fischio, applausi da parte del pubblico del Bianchelli, Vigor che va a riposo in vantaggio per 1-0, telecamera giustamente su Carbone, l'autore del gol. La Vigor Senigallia e Vigor Senigallia TV ringraziano i propri partner. Banca Marche, Gualandi e King Sport.
Con le immagini passiamo al secondo tempo, dunque si riprende con la Vigor in vantaggio 1-0. Sicuramente ci sarà da soffrire in questo secondo tempo, ma sì, è vero che in avvio di gara il Matelic ha avuto due buone palle, un'occasione abbastanza pulita sui piedi di Cacciatore, un'altra chance per Api. È altrettanto vero che nella seconda parte di primo tempo è stato quasi un dominio da parte della Vigor, che riprende alla grande. Qui c'è un tocco di mano da parte di Galuppa, incredibile, non viene accordato il rigore, l'arbitro ci ha pensato un po', forse ha guardato anche il guardaline, poi ha deciso di non assegnare il fallo e quindi la massima punizione, ovvero il rigore in favore della Vigor. Questa però è una svista netta da parte del direttore di gara, perché si è visto benissimo anche dalla nostra distanza, con la mano peraltro non troppo vicino al punto del cross, quindi in maniera abbastanza anche volontaria se vogliamo, il difensore della Matelica ha toccato il pallone con la mano, ma anche fosse in maniera involontaria, in maniera netta, ha impedito l'azione, il prolungarsi dell'azione pericolosa d'attacco alla Vigor. Questo era calcio di rigore. Qua c'è la sostituzione, il primo cambio operato dalla Vigor Senigallia, fuori Angelelli, al suo posto Chiarucci, quindi una mossa che fa capire le intenzioni di Clementi, vincere assolutamente questa partita. Fuori un'ala, quest'oggi ha giocato spesso anche da riferimento centrale offensivo d'attacco della Vigor, ovvero Angelelli, dentro giocatore ancora più offensivo Chiarucci, vera e propria prima punta, però subito dimostra di volersi anche sacrificare per i compagni, ricorrendo questo pallone, aiutando nel recupero palla la formazione rossoblu. Sta giocando con uno spirito di abnegazione, di sacrificio, tutta la formazione rossoblu, veramente encomiabile, straordinario, lodevole. Il pubblico gradisce, perché piovono spesso e volentieri applausi per i giovani ragazzi rossoblu. Dunque Chiarucci per Angelelli, palla persa qua dalla Vigor, va a lottare però subito Siena, commette fallo, quindi concede una punizione alla Matelica, battuta subito. C'è il pallone ricevuto da Cantarini, poi adesso Staffolani si accentra, l'ex Ancona non si è fatto vedere granché fino a questo momento durante il match, sta filata da lontano col mancino, Moscatelli ben appostato, non ha difficoltà a bloccare. Restiamo sempre sull'1-0 per la Vigor Senigallia, decide il gol al 42esimo del primo tempo, fino a questo momento decide gol al 42esimo del primo tempo realizzato da Carboni, attenzione a Pesaresi, va in duello, l'assist per Chiarucci che vuole completare il triangolo, ma sbaglia tutto e si rammarica della soluzione scelta, poteva anche battere a rete o perlomeno provare a farlo, ha forse ceduto in altruismo. Ora attenzione alla Matelica, pericoloso in avanti, Staffolani riceve un pallone interessante in area, non calcia, rientra, perde l'attimo buono, poi tira, ma ancora la difesa della Vigor con Tombari che mette una pezza su un'occasione potenzialmente molto importante per il Matelica. Grande prova oggi di Tombari, lui e Ruggeri in particolare in difesa hanno veramente fermato tutti gli attacchi del Matelica, e fermare due giocatori da 39 gol in due come Api e Cacciatore non è propriamente cosa semplice, grazie ovviamente anche all'aiuto di un centrocampo, di una squadra sempre corta, però certi interventi insomma anche nell'uno contro uno sono stati pregevoli da parte di Tombari e Ruggeri. Nel frattempo c'è Andrea Siena che non ce la fa più, ha un problema muscolare probabilmente al linguine, allora deve sostituirlo mister Clementi, al suo posto Rossetti, sostituzione anche nella Matelica, dentro Vitali, fuori Scotini, Morganti, bene per Pesaresi, Pesaresi verso Chiarucci, prova ad allargare sulla destra per Carboni, sta correndo assieme a Morganti a centrocampo come un forsennato, non si sono fermati un secondo sia in fase di non possesso, quindi di recupero palla, che in fase di impostazione. Morganti e Carboni sempre molto vicini e pronti a dialogare, così hanno messo in difficoltà il centrocampo del Matelica. Eccolo di nuovo Morganti pronto a stoppare, bene l'appoggio per
Gregorini, poi in avanti Rossetti, ancora Morganti, bene per Mukai, che prestazione anche da parte di Morganti. Non ci esaltiamo però perché c'è ancora più di metà secondo tempo da giocare. Pesaresi esegue una gran giocata e costringe al fallo e quindi al cartellino giallo ai suoi danni Ercoli. Punizione battuta, Morganti e Carboni, sempre loro due. Ma indietro per Tombari che imposta, allarga verso Ruggeri. Bravo Ruggeri a disimpegnarsi sul pressing di tre giocatori, poi c'è un pallone in avanti, attenzione Tombari viene messo a terra, non c'è fallo per l'arbitro e allora c'è la chance per il Matelica con il cacciatore che appoggia per Api, il sinistro, il pallone fuori, si lamenta comprensibilmente qua Tombari, una spallata che insomma era sicuramente o diciamo probabilmente oltre il limite del consentito. Le proteste anche del pubblico, ha rischiato di subire il gol su questa azione la Vigor Senigallia. Per fortuna la conclusione di Api è terminata a lato. Adesso il fallo invece lo commette il Matelica, punizione per la Vigor. Luca Morganti, classe 92, allarga verso Pesaresi, stop come al solito perfetto, l'appoggio verso Rossetti che si fa anticipare, Morganti chiude ancora, poi calcia in avanti Mukai e trova Chiarucci che è lesto ad approfittare della difesa che stava salendo per evitare il fuorigioco, per mettere in fuorigioco i giocatori della Vigor. Poi lo stesso Chiarucci cerca di servire Carboni che arriva un attimo dopo, pallone leggermente troppo avanzato, occasionissima questa per la Vigor che ancora spinge con Pesaresi, sta mettendo in crisi il Matelica la Vigor. Pesaresi sinistro contrato, pallone fra le braccia di Spitoni. Siamo a metà del secondo tempo. Cacciatore per Api, attenzione Api in area, sparacchia alto. Qua è stato concesso troppo spazio al vice capocannoniere del torneo di eccellenza Daniele Api. Per fortuna non ha inquadrato lo specchio della porta da due passi. Poi opera una doppia sostituzione il tecnico del Matelica che quindi evidentemente prova a cambiare, a mischiare le carte. Fuori lo stesso Api, dentro Iacchetta e fuori anche Cantarini, dentro Trudo. Lo stesso Trudo riceve ora sulla destra, vince un rimpallo, poi la chiusura egregia da parte di Simone Gregorini, anche lui autore di un'ottima partita, ma come non elogiare tutto il collettivo rossoblu quest'oggi. Siamo a 10 minuti adesso scarsi dalla fine della partita, la Vigor sta vincendo 1-0 sul Matelica. Sarebbero tre punti in ottica salvezza preziosissimi, ma c'è ancora da stringere i denti, c'è da lottare. Galuppa, si allunga il pallone, c'è Morganti a dare fastidio, poi l'appoggio di Chiarucci per Pesaresi, c'è Carboni sulla destra che però non riesce a correre perché ha un problema muscolare, ci prova lo stesso Carboni, ma vedete si fa male proprio in occasione di questa conclusione, probabilmente crampi dal modo, o meglio speriamo si tratti di crampi dal modo di zoppicare, poi deve lasciarsi cadere a terra. Matelica preferisce giocare, direttore di gara non ferma il gioco, però sono fischi da parte del pubblico della Vigor Senigallia, d'altronde però il regolamento parla chiaro, se l'arbitro non interviene bisogna giocare, quindi ci può stare. C'è Morganti però come un leone a lottare su Trudo che però ha una forza fisica considerevole, riesce a crossare dentro, poi libera solo per un istante la Vigor Senigallia dalla distanza, cicca la conclusione, Vitali diventa un assist, il suo pallone per un compagno, conclusione dai 20 metri che viene deviata perché viene assegnato il calcio d'angolo e vedete Carboni anche lui deve lasciare il campo. Dopo Siena anche Carboni esce con sofferenza, al posto di Carboni entra Tommaso Gregorini. Siamo al 43esimo minuto però,
ci avviciniamo al termine di questo match, non sono mancate le pause, quindi prepariamoci anche ad un tempo di recupero abbastanza corposo. Pallone dentro dal calcio d'angolo di testa, fischia un fallo in attacco del Matelica che evidentemente non siamo riusciti a vedere dal nostro punto di osservazione. Si riparte col possesso Vigor, siamo alle battute conclusive. Chiarucci mette giù il pallone, ancora Chiarucci, si attende solo il triplice fischio. Perde il pallone la Vigor, attenzione, scaravente in avanti il Matelica. Vitali fra le braccia di Moscatelli. L'arbitro ha visto probabilmente un fallo. No, rimessa laterale per la Vigor. Pochissimi secondi al termine dei minuti di recupero accordati dal direttore di gara. Pallone in avanti, arriva adesso il triplice fischio, l'impresa è compiuta, la Vigor Senigallia batte 1-0 il Matelica con un gol di Carboni e conquista 3 punti preziosissimi in ottica salvezza. Grande Vigor, grande cuore rosso-blu, che partita che hanno disputato questi ragazzi ed è comprensibile festa fra tutti i giocatori di mister Clementi, abbracci a gogo fra tutti i protagonisti in campo, grande soddisfazione e meritati applausi da parte di tutto il pubblico. Veramente encomiabile la prestazione della Vigor Senigallia. Allora può suonare la Ida allo stadio Bianchelli di Senigallia. 3 punti pesantissimi, il Matelica non perdeva da 9 turni, ce l'ha fatta la Vigor, ha fermato la capolista e può continuare la sua rincorsa alla salvezza. Applaudono anche dalla curva, grande, grandissima Vigor Senigallia. Siamo con il presidente del Matelica, quest'oggi una sconfitta in casa della Vigor Senigallia al termine di una partita entusiasmante, da qualsiasi punto di vista lo si guardi. Per voi è arrivato un passivo che dovrebbe rimandare insomma la festa alle prossime giornate. Ma appunto, se mi permettete una battuta, noi avevamo deciso di festeggiare in casa, quindi oggi non era il caso di raggiungere un risultato. Comunque, a parte le battute, io avevo incontrato il presidente della Senigallia al ristorante e ho detto complimenti per la squadra, complimenti per il mister, perché secondo me Senigallia non si scopre oggi, ma è sicuramente una buona compagine. I miei ragazzi oggi non sono riusciti a segnare, però devo fargli solo i complimenti per quello che hanno fatto fino adesso, perché accusarli di qualcosa oggi sarebbe sicuramente sbagliato, quindi complimenti anche se hanno perso. La forza del Matelica credo proprio che sia il gruppo di lavoro che in quest'anno si è amalgamato sempre di più, un gruppo di giocatori straordinari, veramente bravi, anche di categorie importanti, che hanno saputo calarsi in una realtà come la nostra e i risultati sono venuti. Quindi noi non invidiamo niente a nessuno e cerchiamo di fare le nostre cose il meglio possibile. Oggi credo che sia la dimostrazione che in particolare con le squadre che giocano la Vigor Senigallia può non essere seconda a nessuno. Sì, sicuramente se una squadra gioca e una squadra ti permette comunque di esprimerti, noi siamo sicuramente avvantaggiati piuttosto che magari andare in qualche campo dove tra l'altro anche il fondo non è idoneo, oppure ci sono situazioni di gioco un po' difficili, per noi diventa più problematico esprimere questo gioco. Avevamo preparato la partita in una determinata maniera, sapendo che oltre alla qualità dovevamo mettere tanta intensità, perché sono giocatori che tu non devi far giocare. Allo stesso tempo siamo stati bravi più di altre volte a far girare la palla, anche in virtù del fatto che loro non sono una squadra che ti viene a pressare così tanto. Morganti magari non lo sottolineiamo tantissimo, perché ormai ci ha abituato a un standard di prestazioni elevatissime, e oggi è stato davvero padrone del centrocampo, ma soprattutto la prova di Carboni, è vero, va sottolineata, perché è un giocatore che fa di quantità e di pericolosità in avanti, gol a parte, un'arma davvero, davvero difficile da marcare, quindi la prova anche di Carboni è sicuramente da sottolineare. Non fosse altro per il gol che ha segnato. Sì, un gran gol, lui ci ha abituato, anche l'anno scorso aveva fatto un paio di gol di quella fattura lì, da fuori area, di prima intenzione. E poi ha avuto anche la palla del 2-0, ma gli ha presi i crampi prima di tirare, perché era veramente stremato. Però dai, oggi sorridiamo, non tantissimo perché hanno vinto tutti, però sorridiamo perché sappiamo che comunque ci siamo anche noi, altrimenti se avessimo perso oggi sarebbe stata impossibile continuare a sperare. Io in settimana ho iniziato già dall'ultima partita di campionato che abbiamo fatto prima la sosta a dire che questa sarebbe stata la partita più difficile delle ultime 5 che delle ultime 4 partite che avevamo affrontato, e in effetti è stata così.
Lo sapevo perché è una squadra motivata, l'ho vista giocare diverse volte, malgrado una squadra giovane, la Vigor gioca bene, e quindi oggi ci siamo. Primo tempo siamo andati bene perché siamo arrivati 4 volte avanti la porta e abbiamo peccato, non so se di presunzione o di scarsa concentrazione, non so. Secondo tempo sinceramente abbiamo creato 0 praticamente, quindi il risultato ci può anche stare e ci rifaremo domenica prossima. Siamo con Carboni, ancora con l'accappatoio addosso, una doccia sicuramente rigenerante dopo che hai lasciato il campo stremato, ma credo entusiasta di ciò che hai fatto e di ciò che ha fatto la Vigor. Sì, sono molto contento per la prova di oggi, abbiamo giocato molto bene, siamo stati concentrati sin dall'inizio, poi è venuto questo gol ancora meglio, quindi... Beh, direi un gran bel gol, oltre ad un gol pesantissimo, perché col sinistro di prima sotto l'incrocio praticamente, veramente complimenti. Grazie, sì, è stato diciamo un bel gol, dai. Senti, una dedica ce l'hai per questa rete? Sì, a tutti i tifosi, gli amici, tutti, alla squadra, al mister, tutti. Se qualcuno prima della gara ti avesse detto che oggi vincevate col Materica, con tuo unico e decisivo gol, cosa avresti risposto? Impossibile. No, non lo so. Senti, vabbè, a parte le battute, è tornato il sorriso, questo ci fa piacere, insomma, dopo che si era andati al riposo un po' preoccupati. Adesso la classifica non è splendente, però si può sperare nella salvezza diretta. Sì, adesso vediamo un attimo di rimetterci in riga come abbiamo fatto questa settimana e così con la concentrazione e tutto quanto vediamo, speriamo che i risultati verranno e ci salveremo. La Vigor ha compiuto l'impresa. Data sconfitta in partenza contro il carro armato Matelica, la formazione di mister Clementi è invece riuscita a vincere e convincere. Quasi perfetta la sua prova, quasi perfetta la prestazione di tutti i giocatori rossoblù. Se è vero che certi capolavori sportivi maturano sempre grazie alla prova del collettivo, è altrettanto innegabile che 4 giocatori hanno disputato una partita straordinaria e per una volta ci sentiamo di sottolinearlo, aggiungendo il nostro voto in pagella. E allora, voto 10 al duo di difesa Tombari Ruggeri. Di fronte avevano 2 bocche di fuoco come api e cacciatore. Nessuno quasi in questa stagione è riuscito a fermarli entrambi. Loro sì. Eleganti e determinati a seconda dei casi, i 2 difensori hanno concesso le briciole al Matelica e sono stati fondamentali anche in fase di impostazione. Giù il cappello per una prova mastodontica. Voto 9 a Luca Morganti. Moto perpetuo in fase di non possesso, abile ragioniere quando c'è da impostare e dappertutto, con o senza la palla. La sua crescita sotto la guida di Clementi è impressionante e questa prova è una ulteriore testimonianza. Infine, voto 9 a Marco Carboni. Ormai è un punto fisso nel centrocampo della Vigor. È il più abile a inserirsi in appoggio agli attaccanti quando c'è da sfondare. Con il Matelica lo dimostra più che mai, facendosi trovare pronto al momento giusto per disegnare il sinistro magico che vale la vittoria. Prestazione maiuscola, gol da favola, in poche parole, man of the match. La Vigor Senigallia e Vigor Senigallia TV ringraziano i propri partner. Banca Marche, Gualandi e King Sport.